dopo aver ascoltato le ricette del benessere, ora è Fashion, un programma sempre curato e condotto in studio da Marina Di Stefano, sponsorizzato da D&G, Daniele Gianni Parrucchieri, in via Lussi in Piccolo 2123, orario non stop 9:19, senza appuntamento, e poi da Gold Art, gioielleria, oreficeria, orologeria, laboratorio Orafo, Alessandro Procopio, via Cherso 188 a Roma. Di nuovo insieme con Marina Di Stefano per raccontare una storia legata al fashion, alla moda. In particolare questa sera diciamo che mi rivolgo ai signori uomini perché vi voglio parlare di un profumo, o meglio, di un elemento chimico contenuto nelle fragranze maschili che riesce ad attirare le donne. Quindi, signori uomini, spalancate le orecchie. Seduzione spray, svelato il segreto dei profumi sexy. Secondo una ricerca tedesca, è l'edione, elemento chimico contenuto nelle fragranze maschili che riesce ad attrarre le donne. E vi do anche il nome di un profumo che contiene questo elemento, che si chiama Eau Sauvage. Allora, vediamo un pochino. Qualcuno lo sospettava, ma adesso arriva la prova scientifica. Eau Sauvage, il profumo maschile prediletto, non a caso, la firma è Queen, contiene un elemento chimico che stimola nelle donne la produzione e il rilascio di un ormone sessuale. Si tratta di un aldeide di sintesi, l'edione, stessa etimologia della parola edonismo, che le attira e le eccita. Va ad attivare l'ipotalamo, la zona più ancestrale del cervello, quella dove risiedono anche gli istinti legati alla fame, alla sete, al sonno, e accende, o meglio, libera il ferormone VNUR. A scoprirlo, come riporta il Daily Telegraph, è stato un gruppo di ricercatori della Ruhr-Universität Bonn, in Germania. Il loro studio è stato pubblicato dalla rivista scientifica Neural Mage. Seduzione spray. Sarà questa un'arma segreta favore del vostro successo e del successo planetario di un profumo che sa di muschio di quercia, vagamente selvatico, e ancora oggi, a 49 anni dal debutto, uno dei più venduti nel mondo. Secondo il naso di Laura Tonatto, che è un'esperta di profumi, la fortuna di Eau Sauvage è dovuta alla sua trasgressività e ad aver precorso i tempi. L'esperto che ha creato la formula è andato a infrangere i codici dei profumi maschili, che dovevano essere per forza classici, sobri e all'inglese. Ha ignorato il rigore della tradizione, interpretando la grande voglia di libertà un po' selvaggia che circolava all'epoca, ma che era inespressa. Ha capito e ha reso olfattivamente, con 2 anni d'anticipo sul 68, ciò che era nell'aria. Merito dell'edione, ma anche frutto di una sinergia di talenti fuori dal comune. Dior come marchio, Edmond Rubinstein, il naso più quotato del secolo, non a caso autore anche di Femme di Rochat. A mettere a punto la formula un giovane Alain Delon, come testimonial in uno sport di culto a bordo piscina. Infine, René Groix a disegnare con Hugo immagini eleganti di un uomo nudo per la pubblicità. E quindi torniamo a raccontare la storia di questo profumo. L'edione causa nelle donne il rilascio di un feromone che le attiva sessualmente, attivando una speciale via di collegamento tra la cavità nasale e l'ipotalamo. Il debutto dello Sauvage, che è un profumo prodotto dalla marca Dior, il quale appunto contiene l'edione, un aldeide di gelsomino fresco dalle sfumature seduttive.
viene considerato il profumo maschile più amato dalle donne. E dopo questo suggerimento così interessante per i nostri ascoltatori, Marina Di Stefano vi saluta e vi dà appuntamento al nostro prossimo incontro con E-Fashion. Buonasera da Marina Di Stefano. Spiaggia è questa qua, ti cerco anche al piano bar, ma che fine faremo noi, un'estate da eroi, quello che cerco io qui non c'è, è il calore che tu davi a me, ma chissà se tornerai. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.